Benvenuti, benvenuti a tutti anche questa sera al webinar del martedì, dove è consuetudine trovarci e fare un pochino il punto della situazione del progetto. Benvenuti tutti e anche quelli che non possono essere presenti per vari impegni e per scelta e che ovviamente possono rivedere questo webinar. Benvenuti di nuovo. Buonasera Luigi, Bruna, Beata, Natalino, Claudio, benvenuti a tutti. Benvenuti. Ottimo. Bene, partiamo con le informazioni della settimana. Passeggeri o coproprietari, ormai questa domanda che ci facciamo sempre è una domanda che tutti noi che conosciamo bene il progetto abbiamo una risposta. Quelli che questa sera si affacciano per la prima volta al progetto si possono fare questa domanda e alla fine della presentazione darsi una risposta. Passeggeri, sicuramente tutti noi potremmo essere passeggeri, coproprietari solo se lo scegliamo e lo vogliamo, chiaramente. Bene. Sappiamo tutti i problemi di oggi, non ci soffermiamo a descriverli, li conosciamo tutti attraverso esperienze dirette noi stessi, attraverso i mass media, attraverso tutto quello che è il mondo della comunicazione e la vita quotidiana. Quindi i problemi grossi sul sistema di trasporto li conosciamo, non c'è bisogno di ripeterli, bastano le immagini per capirlo. Quello che invece forse non tutti sanno è quello che è il mondo Skyway. Io lo chiamo mondo perché non è solo una tecnologia per trasportare mezzi di trasporto, merci e passeggeri a secondo livello, cioè elevati da terra. Skyway è un sistema innovativo che abbiamo visto anche dal video iniziale, comporta una sicurezza legata al fatto che io mi posso muovere facendo altro. È il primo mezzo di comunicazione intelligente. Più volte parleremo stasera di intelligenza, di gestione delle criticità, degli spostamenti dei mezzi, intelligenza artificiale, blockchain, tutti termini sconosciuti alla maggior parte delle persone, ma che sono studiati in un reparto specializzato, in Bielorussia, nella sede, di Skyway, Unisky Corporation. E quindi la Skyway Technology, e dove appunto si studiano i sistemi di autogestione e autovalutazione in base alle esigenze del traffico di trasporto che ci sarà sulle linee. In modo molto quindi sicurezza e comfort, perché quando si viaggia bisogna stare nel comfort. Possiamo dormire, riposare, leggere, lavorare, divertirci mentre viaggiamo. Poi una grande flessibilità. Skyway è una tecnologia flessibile, ossia può essere usata in qualunque contesto, in qualunque situazione, in qualunque ambiente, dalle città altamente demografiche, altamente dense di pochi spazi per installare altre infrastrutture e si può passare alle paludi, all'attraversamento di fiumi, di laghi, lo stesso mare può essere attraversato. Quindi abbiamo delle caratteristiche fondamentali per essere diciamo, nella situazione di valutazione di questo progetto. Quindi Skyway fondamentalmente ci permetterà di muoverci in sicurezza più velocemente possibile in base ai contesti di tragitto, fino in luoghi inaccessibili, inaccessibili perché le linee Skyway saranno installate
da mezzi meccanici, da droni che saranno controllati da remoto dalle persone, quindi cambia anche totalmente il modo di lavorare. E non avremo neanche ripercussioni sulla salute perché ovviamente c'è un minimo impatto ambientale, pochissima energia verrà utilizzata, la poca energia utilizzata serve per contrastare il contrasto appunto dell'aria. Non c'è bisogno di contrastare l'attrito delle ruote d'acciaio sulle infrastrutture perché è veramente ridotto ai minimi termini. Se una gomma da macchina, da camion, genera una potenza di attrito di 1000, sulla linea di Skyway abbiamo una riduzione di 100 volte tanto, quindi è veramente ridotta ai minimi termini. E quindi il miglior rapporto costi-benefici, perché? Perché si usano infrastrutture leggere, poco materiale, veloce da installare. Qui possiamo notare in dettaglio quali sono i confronti con altri tipi di trasporto in base al capitale investito per fare una linea, in base alle spese di esercizio. Vedete che Skyway si differenzia rispetto a tutti gli altri, soprattutto sul discorso del treno a levitazione magnetica, che costa 10 volte tanto. Se un treno a levitazione magnetica costa 100 milioni di dollari a chilometro, per un cavalcavia ad esempio, Skyway si riduce questo costo a dai 3 ai 7 milioni di dollari. Quindi c'è un rapporto 10. Quindi con gli stessi soldi noi facciamo 10 volte, 10 volte più linea, quindi 10 volte tanto i chilometri rispetto a un treno a levitazione magnetica. Le spese di esercizio ovviamente si riducono notevolmente proprio per il fatto che è un trasporto intelligente. E non è un trasporto dove la presenza della persona chiaramente serve, soprattutto per il fatto che in questi contesti si va in un'evoluzione di traffico autogestito, autocontrollato, dove il fattore umano è semplicemente una risorsa necessaria per la programmazione, la gestione, ma non deve essere sul mezzo di trasporto. Inquinamento dell'ambiente è un grosso problema. Iuniski sta lavorando su questo progetto per veicolare il trasporto a una riduzione drastica dell'inquinamento, quindi riduzione dell'utilizzo dei carbon fossile e del petrolio. Detto questo, possiamo già dire che gli stessi paesi arabi, che sono i paesi che hanno per eccellenza i quantitativi di petrolio da vendere, sono i primi a investire notevolmente sul progetto Skyway. Quindi questo dà una leva molto forte e una spinta decisionale molto forte alle persone perché siamo nel paese primo al mondo per l'innovazione tecnologica e i primi al mondo per aver capito che i settori di spinta che si devono portare avanti sono quelli del trasporto, dell'energia e non più quello dell'utilizzo del petrolio. Un fattore fondamentale che è il primo elemento principale per Uninski è quello della sicurezza. Con milioni di chilometri di strade trasformati in linee Skyway si possono salvare 1,5 milioni di vite umane che muoiono tutti gli anni per incidenti stradali. Anatoly Uninski lo conoscete per quale motivo? Perché se voi andate a guardare il suo sito,
uniski.com potete vedere la sua storia e tutti i suoi titoli. È un autore di oltre 150 invenzioni, ha cominciato a inventare e mettere su carta le sue idee dal 1977 e da lì ha portato avanti tutta una serie di iniziative per portare a compimento la realizzazione della sua visione, quella di salvare il mondo, la nostra umanità, la nostra terra, attraverso un processo di cambiamento inizialmente sulla terra e successivamente nello spazio. Il grosso problema di cui ci si è dibattuti anche in questi ultimi periodi è quello di trasportare le persone, ma non solo le persone, anche le merci nello spazio, e il grosso problema è il trasferimento di queste merci con i razzi. I razzi creano un enorme inquinamento e quindi basti pensare che un lancio di uno shuttle provoca un buco dell'ozono all'incirca grande come l'intera Francia. Quindi basterebbero pochi lanci all'anno per devastare il nostro pianeta. Quindi l'unica soluzione ad oggi possibile, quella di non utilizzare i razzi, è proprio la soluzione di Uninsky, che ha praticamente scritto una lettera aperta indirizzata ai grossi. Diciamo ai grandi inventori che hanno sviluppato grandi aziende come Elon Musk, come Bezos di Amazon e così via. Perché? Perché ci vuole l'unione di tutte le persone per creare una forza di risorse economiche, ma non solo economiche, per creare questo sistema. È un sistema ad anello. Con dei sistemi di praticamente è un anello che andrebbe messo in tutto intorno alla Terra e questo anello allargherebbe piano piano fino ad arrivare nello spazio. E questo porterebbe a creare un'industrializzazione nello spazio. È logico che questi pensieri, queste realizzazioni saranno fatte non in tempi brevissimi, ma Uninsky ha pensato a tutto. Quindi siamo dentro alla storia con un personaggio che è già entrato nella storia dei grandi inventori come Leonardo da Vinci e tanti altri. Proprio di recente, 10 giorni fa, ha presentato un suo libro che si chiama String Transport Systems on Earth and in Space. Qui Uninsky parla del sistema di trasporto a stringa, che è un sistema di trasporto innovativo sia sulla Terra che nello spazio. E di questo progetto di Skyway Anatoly Uninsky parla dicendo che ha creato il trasporto ottimale in modo logico. Non vedo l'ora di comprare questo libro per leggermelo, è in versione russa e inglese, quindi chi ha desiderio di prenotarlo sul sito di Anatoly Uninsky c'è la possibilità di comprarlo. Bene, ho detto che dal 1977 Uninsky ha iniziato la progettazione. Pensate, solo nel 2014 ha cominciato la vera e propria installazione delle infrastrutture per poi andare a dimostrare e certificare che questi mezzi sono adatti per fare tutta una serie di comunicazione, di trasporto e di merci e di persone. Ma non solo, si parla in effetti di Internet delle cose, trasportare non solo le persone, le merci, ma anche l'energia, trasportare informazioni,
trasportare l'acqua, trasportare tutto quello che vogliamo. E quindi si definisce, si parla di Internet delle cose. Questo sviluppo tecnologico è alla base di tutto questo sistema per dimostrare ai grandi paesi che è fattibile, è possibile, la tecnologia esiste. E questo decorso di sviluppo, si è passati dal 2014 nello sviluppo tecnologico alla costruzione, dimostrazione, certificazione. E siamo nella fase dell'inizio dei progetti locali e nello stesso tempo nella conclusione delle ultime due fasi e mezzo. Siamo alla fase 13 e mezzo, manca la 14 e la 15. I modelli di veicolo Skyway dal 2016, dall'ottobre 2016, da quando io conosco questo progetto io lo conosco. Anche perché ho una deformazione professionale, mi piace la tecnologia, l'innovazione che rispetta l'ambiente, sono ingegnere in elettronica e quindi questo mi ha spinto ad approfondire questo progetto nel lontano 2016 ormai, sono 2 anni e mezzo. E a quei tempi c'era solo l'unibike, il mezzo più, diciamo, più piccolo che è stato presentato, nel 2016 ed è stato il primo ad essere certificato. Può portare massimo due passeggeri. Mentre l'Uniwind è ultraleggero, è stato progettato solo l'anno scorso. Poi ci sono l'Unicar a 3 moduli e ce ne sono tanti altri. Ovviamente ognuno di questi mezzi è stato progettato e costruito per esigenze diverse, considerate che ci sono state già molte delegazioni in Bielorussia all'Eco Technopark a visitare e a provare questi mezzi. Già oltre 2.500 persone li hanno usati, soprattutto all'Eco Technopark, in agosto 2018, quando c'è stata la manifestazione e la presentazione di tutto quello che è stato costruito in Bielorussia. Qui vedete un pochino tutti i vari mezzi, c'è anche l'unibus ad alta velocità, questo può raggiungere fino ai 500 km/h, è stato presentato a Berlino all'Innotrans 2018. E poi ci sono i mezzi di trasporto merci, qui vedete un impianto di simulazione sempre all'Eco Technopark di carico e scarico merci con l'Unitrack. E qui potete notare come i mezzi di trasporto merci di Skyway prevalgono sui tradizionali mezzi di comunicazione, quali aereo, camion, treno e nave. Considerate soprattutto un'altra cosa importante, che siamo quasi, quasi a livello dell'aeroplano, sia in termini di consegna, e quindi siamo veramente al top, rispetto a tutti gli altri mezzi. Da un punto di vista di costo non c'è paragone, neanche con la nave si spende di meno. Ecco, l'Uniwind è il nuovo mezzo, che viene trasportato attraverso la linea più leggera di quella leggera, perché abbiamo una linea, una stringa rigida, quindi trasporto su piattaforma, su infrastruttura rigida, poi ce n'è una semirigida, una flessibile e poi c'è la ultraleggera che è la più flessibile di tutte. La tecnologia stringa di Skyway può essere utilizzata anche per costruire i ponti, ponti che hanno una concezione totalmente diversa dai vecchi ponti in cemento armato, infatti vengono usati meno materiali, meno gestione nel tempo e quindi minor costo e più affidabilità. Altro aspetto molto importante è quello dei porti marittimi. Skyway può deviare il traffico marittimo delle navi merci, ma non solo quelle merci, anche quelle passeggeri, attraverso delle linee dedicate che trasportano
al largo del porto le merci e i passeggeri. Considerate che il volume del traffico merci all'anno arriva fino a 250 milioni di tonnellate, mentre il transito di passeggeri arriva fino a 1 milione di persone all'anno. Con un mezzo di Skyway, con una soluzione che permette di trasportare sulle navi, le navi merce, i container e scaricare le navi stesse verso terra con l'Unicont, questo permette di ridurre i costi di logistica e i costi di spedizione. Quindi i paesi che hanno già aderito a questo concetto di progetto sono in pole position per aumentare la loro competitività sul trasporto merci e ovviamente anche per essere all'avanguardia anche da un punto di vista turistico per i passeggeri. Un prototipo di veicolo che sarà utilizzato per la costruzione delle linee Skyway è Combo, è un drone che costa 5 milioni di dollari, quindi anche qui c'è un mercato molto, molto importante. Qui vedete invece un altro progetto che Junisky ha sentito a cuore, quello di creare delle auto dove chi ha disabilità o comunque è diversamente abile, attraverso una carrozzina possono salire in auto senza doversi spostare e scendere dal proprio strumento di movimento. E queste carrozzine diventano dei veri e propri seggiolini auto. Questa è una l'Unimobile per i diversamente abili che Juninski ha progettato 2 anni fa e quindi adesso sono in fase di collaudo e di sviluppo. Quindi Juninski in questi 40 anni ha realizzato enormi quantità di sviluppi. Di per sé, se voi guardate una fotografia di un mezzo, sembra molto semplice, appeso all'infrastruttura. In realtà all'interno di questi moduli c'è un'enorme complessità, ma a breve vedremo anche alcune foto. Siamo nel 2019, siamo nella fase 13 e mezzo. Agosto 2018 fase 12, agosto 2016 fase 7. Qui vedete la storia di sviluppo della tecnologia Skyway che è passata attraverso il finanziamento pubblico. In che modo finanziamento pubblico? Attraverso i cittadini, non più attraverso istituzioni bancarie che oggigiorno chiedono delle garanzie. Naturalmente Juninski non poteva dare nessun tipo di garanzia, doveva solo dimostrare la sua tecnologia e per fare questo aveva bisogno di tanti soldi. L'unico modo per avere questi soldi è stato quello di aderire, di sostenere l'operazione di crowd investing equity, ma ne parleremo dopo. Skyway Technology è partita nel 2015 con qualche unità, qualche persona che ha dato fiducia a Juninski. Oggi sono più di 800 gli specialisti altamente qualificati. Tra i vari reparti ce n'è uno che proprio in questi giorni è stato diciamo intervistato ed è un reparto molto importante che anzi, è fondamentale per tutto lo sviluppo di Skyway. Praticamente è un reparto che studia i sistemi intelligenti. Il sistema intelligente che cos'è? In sostanza, lo possiamo definire come un cervello, non è proprio una mente umana, ma è un cervello che permetterà di sviluppare e gestire l'automazione del controllo sul complesso di trasporto che è Skyway. Cioè,
verrà controllato il traffico dei mezzi che si muoveranno su queste linee attraverso un'intelligenza artificiale che è appunto originaria e incorporata nel trasporto di Skyway. Per quello che il trasporto Skyway è definito il primo trasporto al mondo intelligente, perché si avvalerà di un'intelligenza, di un sistema intelligente. Che è appunto sviluppato da professionisti che si occupano appunto di questo segmento. Quindi all'interno della Unisci Corporation abbiamo diversi reparti, uno tra questi è fondamentale per tutta la gestione dei mezzi di trasporto Skyway. Considerate che il fattore umano non è più direttamente presente all'interno dei mezzi, i mezzi si muoveranno in modo indipendente. E possiamo anche dire che il sistema intelligente è un ambiente tecnico e software in grado di risolvere problemi a livello di logica matematica. E quindi sono, diciamo, strutture di sistemi intelligenti che servono nel momento, in un certo istante di tempo, dove il meccanismo decisionale è stabilito attraverso appunto l'intelligenza artificiale. Non sono più le persone che decidono sul momento una criticità, ma è il sistema automatizzato. Quindi diciamo che la. Buonasera Maurizio, un saluto al Trentino. Ogni sera qui ci si collega con tantissime persone da diverse parti delle regioni d'Italia. Bene, dicevamo che la Skyway Technology in Bielorussia appunto ha più di 800 specialisti, Uniski parla di 10.000 persone, 10.000 persone nei prossimi 5 anni si dedicheranno a Skyway. Qui vedete la costruzione del nuovo impianto di produzione che andrà a diciamo, sopperire ai progetti locali, quindi ci sarà una produzione in serie per pianificare e sostenere i progetti locali. La Skyway Technology ha anche dei certificati molto importanti che seguono l'ISO. I vari tipi di ISO, ISO 14001, 9001, 15, e c'è addirittura l'ultimo che è l'ISO 45001 che si occupa del sistema di gestione della sicurezza e della salute occupazionale, richiesto ovviamente secondo l'anno 2018, quindi questo è proprio l'ultimo certificato che le grandi aziende mondiali hanno a disposizione. Quindi Skyway si trova in una posizione di top sulle aziende a livello mondiale. Questa è una fotografia che diciamo è molto importante perché permette di vedere che Skyway è stata presente alla mostra della città del futuro al World Trade Center proprio il 9-11 aprile 2018, quasi un anno fa, dove è stato portato avanti l'importante trattativa contrattuale con gli Emirati Arabi per lo sviluppo di una linea di test per certificare l'alta velocità e soprattutto lo sviluppo non solo di una linea di test, ma lo sviluppo di un centro tecnologico di sviluppo delle nuove tecnologie innovative di trasporto, chiamate trasporto intelligente. Proprio dicembre, fine dell'anno scorso, a dicembre 2018, sono stati presentati con il marchio Skyway Pod l'Unibike e l'Unibus, che sono i mezzi che verranno
verranno usati per fare i primi test sulle linee. E questi ovviamente sono i primi mezzi che andranno sulla linea che stanno costruendo a Sharjah. E quindi Dubai si sta muovendo verso un nuovo sistema di trasporto. Pensate che entro il 2030 gli Emirati Arabi hanno l'obiettivo di convertire il trasporto tradizionale per un 25% in un trasporto automatizzato che si può ritenere intelligente. Infatti i trasporti, secondo gli Emirati Arabi Uniti, sono la chiave per la crescita economica nei prossimi anni. In particolare a Dubai sono i punti chiave del commercio e della logistica, quelli che permetteranno un forte sviluppo. Non solo poi negli Emirati Arabi, ma poi anche in tutto il mondo, quindi il commercio e la logistica. E per Dubai è importante proprio in questi ultimi anni la forte crescita del turismo e ovviamente la riesportazione sono appunto fonti di reddito importanti. Considerate che negli Emirati Arabi l'89% del fatturato era legato al settore del petrolio, oggi dall'89% si è passati al 29%. E quindi altri settori quali il commercio, il turismo e adesso quello dei trasporti intelligenti fanno da padrone nel volano economico della leadership di Dubai. Qui vedete lo sceicco Hamdan bin Mohammed, che è amato anche con un nome Fazza, che è il nome con cui pubblica la sua poesia, che significa colui che aiuta. È stato membro della delegazione per il Dubai World Expo 2020, dove Yuninsky ha il compito di portare Skyway in una situazione in cui possa essere utilizzato da tutte quelle persone che arriveranno da tutto il mondo per questo Dubai World Expo 2020. In febbraio, proprio un mese fa, c'è stato il World Government Summit, cioè è stato un punto di incontro per un summit tra 140 paesi del mondo. C'erano anche personaggi dello spettacolo come Harrison Ford, dove si è parlato di ambiente, di inquinamento e come contrastarlo con le tecnologie innovative. È stato presentato dagli Emirati Arabi 5 tecnologie, tra cui l'Unicar, l'Unibike o Skypod di Skyway. Qui vedete una slide, qui vedete i due mezzi, Dubai Skypod, che è l'Unibike e l'Unibus. E ovviamente Dubai è una tra le città più intelligenti del mondo nel senso di sviluppo sulla tecnologia per migliorare il trasporto, ma non solo il trasporto chiaramente. E nell'elenco delle città più intelligenti al mondo è al di sopra di Los Angeles, Stoccolma, Melbourne, eccetera, eccetera. Qui vedete Yuninsky di fronte all'Unibike. L'Unibike che è stato trasportato dalla Bielorussia negli Emirati Arabi proprio l'anno scorso, quando c'è stato la fiera delle città del futuro, dove è stato stabilito che le città del futuro non possono coesistere, non possono essere considerate insieme a un trasporto tradizionale. Il trasporto tradizionale nelle città del futuro non può coesistere. Qui vedete Yuninsky sul terreno sabbioso di Sharjah, che è il punto dove è partito il primo cantiere con la prima azienda appaltatrice, la Fast Building Contracting, che ha il compito di portare a fine marzo a compimento tutta una prima parte delle
del centro di ricerca Skyway con una linea di 400 metri per provare i mezzi. Cantieri Skyway a Sharjah, qui vedete alcuni tabelloni. Qui invece vedete Yunisky con il direttore di Sharjah, che ha dato il via per sviluppare un'area che viene chiamata Oasi tecnologica a Sharjah, proprio a Sharjah, sarà estesa per 200 ettari di terreno, di cui 25 ettari sono destinati a Skyway. Qui vedete una foto in notturno perché gli operai della Fast Building stanno lavorando a pieno regime 24 ore su 24, facendo turnazione per portare a compimento la prima parte del polo tecnologico, il primo polo tecnologico per il trasporto. Qui vedete invece le piattaforme di costruzione del centro tecnologico di Skyway e Sharjah di giorno, dove c'è Yunisky insieme a Michael, il telecronista che fa le interviste e i video. Questo è appunto il direttore del parco di ricerca tecnologica per l'innovazione a Sharjah, e dice che Skyway ha un partner forte, competente e affidabile. Pensate che queste società hanno molta esperienza, costruiscono dei grattacieli in poco tempo, quindi fa ben sperare che entro i tempi previsti di aprile si possa avere una cosa davvero davvero incredibile di Skyway, il centro tecnologico di Skyway anche negli Emirati Arabi, seppur è ancora importante anche il centro di testing e di sviluppo a Minsk in Bielorussia. I trasporti sono la chiave per la crescita economica degli Emirati Arabi, quindi va ribadito che il trasporto di Stringa Skyway è stato incluso nella strategia di sviluppo infrastrutturale di Dubai ed è una decisione molto importante per il futuro della città, perché appunto ha questo obiettivo entro il 2030 arrivare a un 25% di automazione del trasporto, e questo rende l'ambiente più compatibile da un punto di vista salutare, e l'alta tecnologia porta a opportunità molto importanti, un sistema sostenibile di trasporto passeggeri, merci. E questo ci permette di sviluppare città innovative senza l'utilizzo del vecchio sistema di trasporto obsoleto basato sui motori a combustione interna. Quindi trasporto intelligente, energia rinnovabile e digitalizzazione di tutta una serie di dati, che non è solo la gestione dei trasporti, ma tutto un discorso anche di scambio di informazioni automatizzato, non più passando attraverso il documento cartaceo. Ecco, questa è un'immagine riprodotta chiaramente perché non è ancora costruito, ma è l'immagine del centro di ricerca tecnologica e di innovazione al parco di Sharjah. Qui in alto a destra vedete il simbolino un attimo, ecco, questo qui è il simbolo dell'SRTIP, cioè Sharjah Research Technology ed Innovation Park. Quindi è il parco di innovazione e ricerca tecnologica di Sharjah. Ecco, questa è un'immagine di come sarà creato questo centro tecnologico di Skyway. Qui abbiamo l'Eco House e
Ecohouse in fase di costruzione, è tutta in materiali ecologici, in legno. C'è stato un rallentamento burocratico anche negli Emirati Arabi perché non si, per legge non si possono costruire case in legno. Ovviamente hanno risolto perché lavorando a stretto contatto con il governo qui si decidono le cose un po' più velocemente rispetto all'Italia. Ecco, qui vicino, un po' più da vicino, l'EcoHouse progettata per il centro tecnologico di Sharia. E qui vedete un'immagine delle linee che serviranno per certificare i mezzi. Bene, l'ultima informazione è recentissima proprio di oggi, è che si stanno realizzando i test sull'Unibus Tropical all'Eco Technopark a Minsk. Ho detto la scorsa settimana che era sotto stress di prova in una camera del vento, dove praticamente è stato simulato le condizioni più estreme, le condizioni climatiche più estreme degli Emirati Arabi, quali umidità, caldo, sale, eccetera. Insomma, tutte queste condizioni più estreme. E quindi c'è un test sulla stringa rigida per andare a vedere tutte le criticità che ci sono sulla marcia, sulle sospensioni, sulla modalità di frenata prima della certificazione. Quindi c'è tutto un lavoro di base necessario per avere la certificazione. Ecco, l'Unicar versione tropicale è l'U443101, è diciamo stato ricostruito, non da zero chiaramente, ma con delle basi già fondate, ed è un Unicar che è stato progettato specificatamente per l'uso in Medio Oriente. Non è solo una costruzione per soddisfare alle criticità ambientali degli Emirati Arabi, ma è stato anche ridisegnato da un punto di vista di estetica, comfort, perché sapete tutti che gli Emirati Arabi ci tengono all'immagine e alla presentazione di tutto quello che portano avanti. È stato migliorato il sistema di raffreddamento, un doppio sistema di microclima per i passeggeri e altre innovazioni che non possiamo conoscere e saranno ovviamente svelate quando la prima linea sarà operativa a Sharia. Considerate che Sharia è un punto nevralgico di collegamento tra tutte le altre città importanti degli Emirati Arabi. E quindi si sta lavorando per creare le condizioni di mezzi che sono confortevoli e di buon utilizzo. Ecco, entro maggio si prevedono 400 metri di linea urbana pronti per essere testati con l'Unibike e l'Unicar già presenti da dicembre o anche prima negli Emirati Arabi, e successivamente arriverà anche l'Unibus Tropical, che appunto sta superando dei test proprio in Bielorussia, negli Emirati a Minsk. Quindi Skyway, abbiamo detto all'inizio che ha una grande caratteristica, quella della flessibilità. Flessibilità in quasi tutti gli spazi pubblici, flessibilità nel paesaggio collinare, montano, sui litorali marittimi, eccetera, eccetera. Ci sono molti paesi che dal 2014 ad oggi hanno visitato attraverso delle delegazioni l'Eco Technopark e hanno visto e toccato con mano la tecnologia. E di riflesso hanno anche depositato diciamo quantità di soldi per sostenere la tecnologia, per poi anche sviluppare delle linee ad alta velocità piuttosto che merci, piuttosto che altre tipologie di linee che si stanno creando
Ci sono di recente sono state delle visite importanti dal Ministero dello Sviluppo Economico georgiano, il quale è molto interessato allo sviluppo della tecnologia di trasporto che potrebbe migliorare lo sviluppo industriale del turismo e soprattutto della viabilità nelle aree montuose. Anche il candidato alla presidenza del Perù è ritornato di nuovo per la seconda volta a Minsk e prevede anche lui la creazione di un trasporto in ambiente ecologico, confortevole e sicuro, appunto in tutta la capitale peruviana. Quindi Skyway riceve sempre delegazioni, anzi invita anche delegazioni a presentarsi, a dimostranza del fatto che Skyway gioca con le carte scoperte fino a un certo punto, perché ovviamente la miglior tecnologia non la fa vedere, si scoprirà nelle prime linee esecutive, ma chiaramente la logica di Skyway è quella di togliere ogni dubbio sulla tecnologia, vedi il caso Italia. Ci sono stati degli incontri che sono stati dettati, voluti proprio da elementi dell'amministrazione comunale di Milano e dintorni, Milano, Monza e dintorni, e ovviamente c'è stato anche chi ha sollevato il fatto che Skyway è una bufala, non esiste la tecnologia. E così via. Questo ha portato a una risposta molto, molto importante di Skyway, ribadendo che, per la che chi volesse visitare l'Ecotecnopark è ben accettato e ben ospitato, perché ovviamente la tecnologia esiste, funziona, manca ancora qualche dettaglio per la certificazione della velocità fino a 150 km orari per questi mezzi, unibike, unibus e l'unicar, e ovviamente partiranno i progetti esecutivi come sta avvenendo negli Emirati Arabi. Quindi diciamo che la cosa importante che voglio farvi capire è questa: ci sono persone che dicono, ma Skyway in Italia, l'Italia è un paesino piccolo rispetto a tutto il mondo. Yunisky ha la priorità assoluta di sviluppare Skyway negli Emirati Arabi, quindi di riflesso l'Italia per lui non è così importante come magari può essere per noi. Ovviamente Skyway sta lavorando in un certo modo, etica, trasparenza e fatti soprattutto. E le persone diffidenti che ci possono essere in Italia, basta fargli capire e fargli studiare le informazioni vere e proprie che ci possono essere. Bene, Skyway infatti che cosa succede? Che si basa su diciamo un valore intellettuale che è di 400 miliardi 867 milioni 433 mila dollari. Questa somma di valore che è stata studiata da una società di consulenza che fa proprio queste indagini, queste valutazioni, ha permesso di creare un'operazione economico-finanziaria senza precedenti, perché questo ammontare è stato suddiviso in altrettante quote di un valore di un dollaro. Queste quote hanno permesso a Yuninsky di cominciare a costruire le infrastrutture e certificare i mezzi attraverso lo scambio di queste quote con soldi. I soldi raccolti dai cittadini. I cittadini con queste quote avranno un grande vantaggio, quello di avere dei dividendi e dal fatturato che verrà generato, e chi manterrà queste quote, io credo che avrà un grande beneficio, perché queste quote saliranno di parecchio. Io mi immagino, ma non solo io, anche maggiori esperti di economia ritengono che un dollaro sia veramente poco rispetto a tutto il volano economico e di sviluppo di lavoro che ci sarà con Skyway in tutte le parti del mondo che lo vorranno. Questo
Queste quote naturalmente sono state appunto distribuite per far fronte a una raccolta di fondi e queste quote oggi sono anche usate da fondi speciali che fanno investire i cittadini e i quali si avvalgono di una garanzia del 2% di queste quote di Skyway. Per chi ha acquistato delle quote nel 2016 come me, oggi le stesse quote comprate nel 2016 possono essere comprate con un valore che è quintuplicato, quindi più andiamo avanti e più queste quote prendono valore. Non è spendibile perché non sono azioni scambiabili sul mercato azionario, ma sono comunque quote della società che chi ha il sangue freddo quando entreranno in un mercato azionario, chi ha il sangue freddo e le conserverà, come dice Yunisky, come ha detto Yunisky ad un iracheno 3 anni fa, gli disse dopo che questo iracheno aveva investito $2.000, gli disse appunto che se aveva la pazienza di tenere quelle quote per 10 anni, lui era a posto per la famiglia, per i figli, per i nipoti, pronipoti e così via. Il crowd investing, appunto, è quell'operazione fondamentale che ha permesso a Yunisky di realizzare tutto quello che oggi sta realizzando. Grazie a tutti noi, grazie a tutti quelli che credono in Skyway e che hanno capito e studiato il valore importante per risolvere grossi problemi. Chi è coproprietario di una società globale? Chi versa soldi a Skyway, secondo il Crowd Investing Equity, per sovvenzionare progetti della società che è chiaramente in startup. Non ci sono garanzie, ma ovviamente le garanzie sono di riflesso lo sviluppo tecnologico, perché la tecnologia ha un valore, gli asset principali sono appunto la tecnologia, gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile e ovviamente tutto quello che è il volano di sviluppo economico e turistico. Quindi abbiamo già visto alcune settimane fa che la capitalizzazione da 100 milioni di dollari è salita a 5 miliardi, ha un aumento del 3% al giorno, quindi chi ha delle quote deve essere consapevole che quelle quote ogni giorno aumentano di valore. Dal 2016 a oggi sono quintuplicate, quindi se io ho messo $1.000 nel 2016, oggi per le stesse quote che mi sono state versate nel 2016 devo spendere $5.000. Ecco, questo è un pochino il senso. Logicamente non sono spendibili le quote perché non sono ancora scambiabili sul mercato azionario. Nonostante questo, non appena partiranno i progetti locali e appunto il primo progetto locale è già partito perché negli Emirati Arabi è già un progetto locale, anche se c'è il centro tecnologico e quindi diciamo che ci saranno appunto dei dividendi che ci permetteranno di avere delle entrate di diritto per chi conserva queste quote. Ci sono diverse possibilità di sovvenzionare l'azienda e uno tra tanti importantissimo che è stato introdotto all'Inotrans di Berlino nel 2016, quindi 2 anni e mezzo fa, è questo: con $1.000 una prima rata, 1.000 la seconda e 1.000 la terza si ottengono 37.000 più 46.000 più 55.000 quote che al valore di $1 sono più di $100.000 potenziali. E chi fa questo pacchetto InnoTrans gli viene anche consegnato una moneta esclusiva che non è riproducibile, non viene distribuita a tutti, ma solo chi fa questo pacchetto ed è un po' molto interessante, io l'ho viste, queste monete sono molto belle.
Poi ci sono tante altre soluzioni, quello che dico sempre io, diversificare, quindi sovvenzionare Skyway assolutamente, anche con cifre modiche per chi non può diversamente. L'importante è dedicare delle cifre che non servono per vivere domani. Quindi educazione finanziaria è di mettere una percentuale minima per non andare a rovinare la situazione economica familiare o altro. E questi sono degli esempi, da 250 dollari a salire fino a 50.000, 100.000, quello che uno può ritenere interessante come discorso in Skyway. Questo invece è un pacchetto o per bambino o per studenti, quindi minorenni. È importante dare un segnale forte anche alle generazioni future, perché potranno godere di queste quote Skyway. Per poi andare a viaggiare, per viaggiare, per studiare, e quindi è una cosa gradita e buona fare. Io ho una figlia di 10 anni e non ci ho pensato due volte a mettere un piccolo risparmio, piccolo o grande che sia, su questo progetto. Questo è il certificato che viene rilasciato non appena uno ha versato totalmente la cifra che ha deciso di versare. E quindi viene rilasciato un certificato che attesta la proprietà di queste quote, avranno il valore di un dollaro, e quindi a tutti gli effetti questo certificato è importante. I grandi marchi nella storia, prima di arrivare ad essere grandi, hanno percorso un periodo di, diciamo, di sviluppo. Un periodo dove è stata fatta esperienza attraverso le difficoltà, ma ad esempio Amazon oggi è nel momento di boom, nel boom non solo di fatturato, ma anche di occupazione del lavoro. Skyway si trova in una fase che è preparatoria, dopodiché direi tra 2 o 3 anni ci sarà il boom di Skyway. E quindi il concetto qual è? Entrare adesso a partecipare in Skyway si farà la differenza per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti. E quindi dico che è importantissimo partecipare. Qui vedete i marchi più importanti al mondo nella storia dal 1900 in avanti. Vedete la capitalizzazione di questi marchi. C'è anche Amazon nel 1997, abbiamo 120 mila dollari e così via. Insomma, qui abbiamo diversi marchi con diverse capitalizzazioni. Skyway del 2019, ci sono dei puntini, perché? Perché chiaramente non conosciamo a priori la sua capitalizzazione, ma io ritengo molto molto importante che Skyway va a raggruppare molti di questi marchi, perché Skyway è informatizzazione, Skyway è trasporto, Skyway è anche logistica, se vogliamo, e quindi è veramente, diciamo, comprende diversi marchi che oggi stanno facendo enormi, enormi numeri. Bene, non abbiamo nessuna garanzia, lo ribadisco, non è un prodotto, non è un prodotto finanziario, tuttavia il crowd investing equity sta avendo un grande successo non solo nel mondo, non solo in Europa, ma anche in Italia. Quindi cominciano a esserci queste forme di raccolta fondi per le start-up. C'è chi può, si può anche detrarre in certe forme, non in questo caso di Skyway, ma se uno detrae poi non ha la possibilità di avere i dividendi. Insomma, ci sono di diverse forme. In questo caso qui si può avere i dividendi, ma non si può detrarre, insomma, ecco. Questo è un esempio classico, 1000 dollari a fronte di 35.000 quote Skyway. Io con 1000 dollari oggi posso fare tante cose. Se li dedico a questa startup, molto probabilmente nei prossimi anni avrò la possibilità di dedicare molto più potere economico ad altre cose che mi interessano di più. Skyway Capital è una società che raccoglie fondi, ci sono altre società che raccolgono fondi.
per Skyway, hanno delle strategie aziendali diverse. Ovviamente, ribadisco che in Skyway c'è tutto il progetto. Nei prossimi mesi verrà lanciato il nuovo sistema di finanziamento per i progetti locali con i token. I token sono basati su degli asset quali energia, trasporto e digitalizzazione dei dati. E quindi state sereni che nel momento in cui verranno lanciati i token da Skyway, lì veramente io dico che ci sarà un boom di sviluppo. Abbiate pazienza, arriverà tutto. Io non parlo più dei token, della blockchain, di questi nuovi strumenti per la raccolta dei fondi per i progetti locali, semplicemente perché è stato posticipato il lancio dovuto al fatto che voglio avere tutti i certificati, ci stanno lavorando con gli arabi, per raccogliere fondi anche dall'America. Quindi questo ritardo è dovuto a partire bene dall'inizio. Quindi chiaramente oggi per partecipare a Skyway c'è il canale del crowd investing e con Skyway Capital vengono create anche delle condizioni di concorso per raccogliere dei fondi e chi vince questo concorso, che voi potete andare a vedere sul sito, sull'area personale, chi non ha un'area personale è invitato a farsela registrare da chi vi ha informato di questo progetto. E qui ci sono dei premi in base ai fatturati che vengono raccolti. Tra non molto ci sarà il cambio di fase, tra non molto ci sarà un cambio di fase dalla fase 13 alla fase 14. Non è stato ancora detto la data precisa, ma a breve ci sarà. Cosa vuol dire cambio di fase? Vuol dire che ci sarà un aumento del valore delle quote, quindi per lo stesso importo devoluto a Skyway ci saranno meno quote, ovviamente. Bene, siamo giunti al termine. Costruiamo Skyway, salviamoci il pianeta. Sì, perché con Skyway risolveremo tanti problemi. Problemi di vita, di salute, di sicurezza, di economia, di lavoro e ci potremo divertire mentre viaggeremo in tutto il mondo dove potremo guardare ogni parte più piccola che molte persone non hanno mai visto. Un saluto a tutti, grazie per l'attenzione, a risentirci dalla prossima settimana con tante altre innovazioni, altre informazioni che Skyway ci mette a disposizione tutti i giorni con i propri strumenti mediatici. Un saluto a tutti, buona serata.